Arianna, ho sentito, siamo arrivati alla figura di Sansone, questo ne avevo già sentito parlare. Sì, è uno dei personaggi che più importanti del libro dei Giudici, ma forse è meglio sentire Don Mirko. Don Mirko. Ciao. Ciao. Ciao Arianna, ciao Tania. Dove siamo arrivati allora nel libro dei Giudici? Allora, siamo arrivati alla nascita di Sansone e so che è una figura molto importante, però ne vogliamo sapere un po' di più. Sì. Arrivati al capitolo 13, sto seguendo anche qui il libro dei giudici, abbiamo una parte dedicata proprio alla figura di Sansone e abbiamo, vedremo quest'oggi, il lungo episodio dell'annuncio della nascita di questo giudice, di questo liberatore del popolo di Israele. Nella Bibbia ci sono alcuni personaggi che hanno delle pagine molto importanti e interessanti dedicate alla loro nascita, o meglio all'annuncio della nascita. Di solito i grandi personaggi della Bibbia nascono in contesti miracolosi, cioè da donne anziane, da donne sterili, e rovesciano un po' le aspettative degli uomini. Questo vale per Sansone, questo vale poi per Samuele, questo vale per Giovanni Battista. Questo vale anche per lo stesso Gesù, da Maria e Giuseppe, che non erano ancora andati a vivere insieme, tante altre cose, insomma. Quindi già il fatto che una pagina intera della Bibbia sia dedicata all'annuncio della nascita di questo liberatore ci fa dire qui almeno sta per nascere qualcosa di grande, qualcosa di importante, non come quella figura così ambigua di Jefte, come abbiamo visto, ma forse qui abbiamo finalmente qualcuno che potrà salvare il popolo di Israele, quindi voluto da Dio, annunciato da Dio in tutti i modi, che poi nasce e libererà il popolo di Israele. Questo almeno sarebbe la teoria, l'aspettativa. Vedremo, ahimè, come di fronte alla grandezza di questo annuncio di nascita, poi la vita di Sansone sia assolutamente disordinata. E è tutto da vedere se Sansone abbia aiutato oppure sfavorito il suo popolo rispetto ai nemici. Ma questo sarà argomento dei nostri prossimi incontri. Vediamo adesso l'episodio dell'annuncio della nascita di Sansone e siamo sul libro dei Giudici al capitolo 13. Gli israeliti tornarono a fare quello che è male agli occhi del Signore e il Signore li consegnò nelle mani dei Filistei per 40 anni. C'era allora un uomo di Sorea della tribù dei Daniti, chiamato Manoach. Sua moglie era sterile e non aveva avuto figli. Notate che questo accenno al fatto che la donna fosse sterile già ci fa entrare in quel genere letterario dell'annuncio di nascite miracolose e che riguarda davvero tante persone. Ad esempio, riguarda la nascita di Isacco dal patriarca Abramo e tutti quegli altri personaggi che prima vi ho indicato. L'angelo del Signore apparve a questa donna e le disse: ecco, tu sei sterile e non hai avuto figli, ma concepirai e partorirai un figlio. Ora guardati dal bere vino o bevanda inebriante e non mangiare nulla di impuro, poiché ecco, tu concepirai e partorirai un figlio sulla cui testa non passerà rasoio, perché il fanciullo sarà un nazireo di Dio fin dal seno materno. Egli comincerà a salvare Israele dalle mani dei Filistei. Ma scusa, Don, ma che significato hanno le indicazioni e le prescrizioni date dall'angelo? Sì, sono indicazioni molto interessanti e le riassumo. Allora, potete anche sottolineare: guardati dal bere vino, quindi è vietato il bere vino o qualsiasi altra bevanda inebriante. Inoltre, un'alimentazione particolare, non mangiare nulla di impuro. E il terzo aspetto, curioso, particolare, dice: sulla testa di questo bambino che nascerà non dovrà mai passare rasoio. È il segno di una particolare consacrazione a Dio, quella dei Nazirei. Chi erano questi Nazirei? Erano appunto delle persone consacrati a Dio in maniera particolare e come segno di questo loro essere dedicati a Dio, avevano tutto uno stile di vita particolare, quindi no a un'alimentazione qualsiasi, ma un'alimentazione strettamente regolata, no alle bevande inebrianti e poi quel dettaglio che non dovevano
passare il rasoio e quindi tagliarsi i capelli nel corso della loro vita. È un segno particolare, curioso, ripeto, però che indica la condizione di coloro che sono nazirei. Infatti dice: il fanciullo sarà un nazireo di Dio fin dal seno materno. Egli comincerà a salvare Israele, proprio per questa sua caratteristica particolare, dalle mani dei Filistei. Ma è perché il Signore, dopo aver consegnato gli Israeliti nelle mani dei Filistei, fa sì che Manoach e la moglie, che è sterile, e abbiano un figlio per salvare appunto gli Israeliti? Sì, è particolare questo aspetto e l'hai messo bene in risalto. Forse vi ricordate che il libro dei Giudici ha una struttura circolare, cioè il popolo si comporta male, Dio lo punisce attraverso dei nemici, il popolo si rende conto di avere sbagliato, chiede perdono a Dio con forti lacrime, insomma con un grande pentimento, allora Dio decide di suscitare un liberatore per il popolo, arriva questo liberatore, sconfigge i nemici, Israele ha la vittoria e quindi la sicurezza per qualche anno, ma poi Israele che sta bene si dimentica di Dio e il circolo continua. Si dimentica di Dio, quindi si allontana da Dio, pecca, Dio lo punisce mettendolo in mano dei nemici, il popolo si pente, Dio ascolta il pentimento, manda un giudice che libererà Israele. È un circolo davvero continuo. E anche in questo caso il Signore, vedete, gli ha consegnati gli Israeliti nelle mani dei Filistei, dei nemici, come punizione per il loro peccato, ma poi, di fronte alle preghiere del popolo, il Signore decide di suscitare un nuovo giudice nella figura di questo Sansone, una persona interamente dedicata e consacrata a lui. Infatti, vedete, sarà un nazireo fin dal seno materno. A questo punto è stata la donna che ha ricevuto l'annuncio dell'angelo di questa nascita particolare. La donna andò a dire al marito: un uomo di Dio è venuto da me, aveva l'aspetto di un angelo di Dio, un aspetto maestoso. Io non gli ho domandato da dove veniva ed egli non mi ha rivelato il suo nome, ma mi ha detto: ecco, tu concepirai e partorirai un figlio. E poi ricorda di nuovo la donna al marito le istruzioni, quindi non bere vino né bevande inebriante e non mangiare nulla di impuro, perché il fanciullo sarà un nazireo di Dio dal seno materno fino al giorno della sua morte. E quindi ricorda ancora le istruzioni per questo figlio che nascerà. Il testo prosegue e ci dice che questo Manoach, il padre del bambino, pregò il Signore e disse: perdona, mio Signore, l'uomo di Dio mandato da te venga di nuovo da noi e ci insegni quello che dobbiamo fare per il nascituro. Dio ascoltò la preghiera di Manoach e l'angelo di Dio tornò ancora dalla donna, mentre stava nel campo, ma Manoach, suo marito, non era con lei. La donna corse in fretta a informare il marito e gli parlò. Ma scusa, perché non viene riportato il nome della donna e viene definita come la moglie di Manoach e una donna qualsiasi? Sì, è curioso e secondo me in questo brano abbiamo un bel esempio di ironia presente nel testo biblico. La donna, la mamma di Sansone, non ha un nome proprio, è chiamata solo appunto la moglie di Manoach o la donna, mentre sappiamo il nome proprio del papà, che è Manoach. Se però voi vedete tutto il brano, vedrete che la donna è la persona sempre attenta, che ha una saggezza, una concretezza, mentre il marito fa veramente la parte dello stupido, perché l'angelo è apparso alla donna, la donna è andata a dire subito al marito. In quella società maschilista era il dovere della donna avvisare subito il marito di quello che era successo, e la donna davvero in maniera servile corre subito ad avvisare il marito e lo rende responsabile di quello che sta succedendo. Il marito, che ha sentito dalla donna tutto quello che c'era da sentire, vuole sentirlo di nuovo, quindi non è esattamente un campione di intelligenza e quindi deve di nuovo sentire le istruzioni riguardo a questa nascita particolare. Inoltre, anche la seconda volta che l'angelo appare, l'angelo torna dalla donna, ma l'uomo non c'è. Sembra proprio che quest'uomo sia sempre in ritardo sui tempi e non sia davvero mai, come diciamo noi, sul pezzo. È qualcosa, insomma, che ci colpisce.
Allora la donna di nuovo va a informare il marito e gli dice: ecco, mi è apparso quell'uomo che venne da me l'altro giorno. Allora finalmente Manoach ha la possibilità di parlare con questo emissario, con questo messaggero, con quest'angelo di Dio, e gli chiede: sei tu l'uomo che ha parlato a questa donna? Gli dice: certo, sono io. E Manoach ancora un'altra volta gli dice: quando la tua parola si sarà avverata, quale sarà la norma da seguire per il bambino e cosa dovrà fare? Capite che adesso l'angelo di nuovo dice cosa deve fare la donna, cosa deve fare il bambino, ma sembra proprio che questo Manoach sia piuttosto stolto, ecco, sia davvero col cervello piuttosto debole, perché continua a chiedere le stesse cose. Finalmente cambia un po' il racconto e Manoach dice all'angelo del Signore: come ti chiami? Perché ti rendiamo onore quando si sarà avverata la tua parola. L'angelo del Signore gli rispose: perché mi chiedi il mio nome? Esso è misterioso. Ma perché qua vogliono assolutamente sapere come si chiami l'angelo? La richiesta del nome, diremo noi, per noi almeno è neutra. Una persona chiede il nome e normalmente non si rifiuta questa informazione. Però devi considerare, Tania, che nella Bibbia il nome indica anche la natura di quella persona, indica anche il destino. I nomi nella Bibbia hanno tutti un profondo significato, parlano già del loro destino, della vita, della missione che ha la persona che porta questo nome. E inoltre, dare il nome o poter chiamare per nome qualcuno vuol dire esercitare un certo potere su questa persona. Notate, sono i genitori che danno il nome al figlio, per la loro autorità sul figlio. È Dio che dà un nome alle cose perché è superiore. Se queste persone, magari anche in buona fede, potessero dare il nome e conoscere il nome dell'angelo, è come se avessero potere su di lui, mentre questo non può essere, perché quest'angelo rappresenta Dio, il cui nome appunto non può essere nominato e ripetuto. È un segno di grandezza, di trascendenza, un segno in fondo di rispetto per la posizione di Dio rispetto all'uomo. Manoach ha finalmente un'idea intelligente, cioè decide di preparare un sacrificio per quest'angelo e prende un capretto e l'offerta, e sulla pietra li offrì in olocausto al Signore che opera cose misteriose. Ecco, la fiamma saliva dall'altare al cielo, l'angelo del Signore salì con la fiamma dell'altare. Manoach e la moglie che stavano guardando si gettarono allora con la faccia a terra e l'angelo del Signore non apparve più ai due. Allora Manoach comprese che quello era davvero l'angelo del Signore e disse alla moglie: moriremo certamente perché abbiamo visto Dio. Ma e qui perché sono convinti che dovrebbero morire dopo aver visto l'angelo del Signore? Anche questo è qualcosa che a noi sfugge, ma nella Bibbia è molto presente, cioè quella consapevolezza che Dio è così trascendente e inafferrabile che è impossibile poter vedere Dio e continuare a vivere. Cioè quell'idea che se tu hai visto Dio, in realtà vuol dire che sei in punto di morte, che sei già morto, perché le persone nella loro vita terrena mai e poi mai potranno vedere Dio. Anche qui vedere vorrebbe dire poter controllare, avere sotto mano, avere in qualche modo a disposizione. Dio invece resta così misterioso che è al di là delle nostre capacità appunto di vedere e di trattare con Dio come si tratta alla pari tra uomini. Manoach, che non è un campione di intelligenza, dice: moriremo certamente, ma notate la risposta della moglie, che dice: se il Signore avesse voluto farci morire, non avrebbe accettato dalle nostre mani questa offerta, questo sacrificio, non ci avrebbe mostrato tutte queste cose, né ci avrebbe fatto udire proprio ora cose come queste. Vedete, di fronte a questo marito un po' lento e un po' tardo, spicca la moglie, questa donna che non ha un nome proprio, che in realtà tiene lei le redini del discorso, è sempre attenta, molto concreta, molto pragmatica. E direi che questo brano è davvero un brano dove è presente una certa ironia. E tutto si conclude con la nascita di questo figlio, che venne chiamato Sansone, il bambino crebbe e il Signore lo benedisse. Vedremo poi la vicenda di Sansone, così ben preparata, purtroppo non si rivelerà essere all'altezza di questa chiamata, di questa vocazione.